Salve amici, benvenuti su Mondo a Quattro Zampe. Il Canaan Dog appartiene al gruppo 5, essendo un cane di tipo primitivo. È di taglia media, ben proporzionato, simile a un canide selvatico. I maschi sono alti dai 50 ai 60 cm al garrese e pesano dai 20 ai 25 kg. Le femmine sono alte dai 47 ai 57 cm al garrese e pesano dai 16 ai 20 kg. Ha un pelo che varia dal corto al medio. Presenta diverse colorazioni che vanno dal sabbia al rosso marrone. Può essere anche bianco, marrone bianco, nero e bianco nero, con o senza mascherina. Il Canaan Dog è una razza formatasi in maniera del tutto naturale in Palestina. Le sue origini sono antichissime. I graffiti di Ben Hassan e le incisioni rupestri del Sinai centrale risalenti al primo millennio a.C. raffigurano un cane che somiglia moltissimo alla razza odierna. Per molto tempo, come i suoi cugini Dingo, è stato un cane selvatico che viveva ai limiti degli accampamenti beduini, avvicinandosi solo per rubare gli avanzi. Ma nel 1937 venne addomesticato e impiegato nelle forze dell'ordine, date le sue grandi doti caratteriali. Il Canaan Dog, a differenza delle razze create dall'uomo, per millenni aveva dovuto sopravvivere da solo negli aspri ed aridi territori della Palestina. Questo ha portato il cane a sviluppare un'intelligenza ed una versatilità fuori dal comune, insieme anche ad una grande capacità di apprendimento. Il carattere è quello tipico dei cani primitivi, diffidente con gli estranei e affidabile con i bambini. Viene considerato un cane da guardia, data la sua spiccatissima territorialità. Come tutti i cani primitivi, ha ugualmente sviluppati vista, udito e olfatto. Questo gli permette di rilevare una presenza sospetta a una distanza 5 volte superiore a quella rilevata con altre razze. Il Canaan Dog ha mantenuto buona parte dei suoi istinti selvaggi. Pur essendo affidabilissimo con le persone, potrebbe non andare d'accordo con i suoi simili, specialmente se dello stesso sesso. Per questo è importante farlo socializzare fin da cucciolo. Alcuni esemplari rifiutano la normale cuccia, a cui preferiscono una tana scavata da loro. In sintesi, il Canaan Dog è un cane nobile e incontaminato, capace di farci fare un tuffo nel passato e di racchiudere in sé quella dolcezza e affidabilità tipica dei nostri amici, ma anche quella fierezza di chi un tempo ha dovuto lottare per la sopravvivenza e che oggi ha ritrovato nell'uomo quell'amico che era stato e che per sempre sarà. Bene amici, se il video vi è piaciuto e volete vederne altri di questo tipo, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.